hanno scioperato e sono scesi in piazza quest'oggi i lavoratori della vigilanza sia armata che non armata. Sul tavolo due problemi collegati fra loro, gli stipendi bassissimi e il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Hanno paghe al di sotto della soglia della povertà, 4,70 euro lordi l'ora. Parlo della vigilanza ad esempio non armata, un contratto che non viene rinnovato da 8 anni. 8 anni sono troppi, perché nel frattempo quello che si perde è il potere di acquisto e la base previdenziale per la futura pensione. È una perdita doppia che si vive adesso ma si vivrà anche nel futuro in questo settore. La manifestazione odierna in Piazza Unità sotto la prefettura è stata indetta dalla Triplice a livello regionale. E al di là del fatto che non era prima iniziativa a supporto del lavoro delle guardie giurate, apre una fase nuova nella trattativa. Questa è un'iniziativa a livello regionale come in altre regioni per dare una spinta alla trattativa nazionale. In aprile ci sarà un nuovo incontro con le controparti, le associazioni datoriali sono frammentate, non danno risposta ormai da troppo tempo, però la situazione ormai è diventata insostenibile. Manca poco alla fine, quindi...